Wrestling. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Hey Monster. Allora vi spiego un attimo una cosa molto importante. Questo episodio non sono sicuro di quando uscirà, potrebbe essere che esca il, vi dico subito, 17, quindi oggi potrebbe essere sabato 17 dicembre, oppure potrebbe essere nell'anno nuovo, quindi a gennaio del 2017, quindi sempre un 17 c'è. La differenza qual è, ragazzi? Che potrebbe essere uscito prima dell'episodio su Entei, perché vi spiego, io ho registrato un episodio, non l'ho terminato di registrare, in cui vado a caccia di Entei, sto cercando di catturare Entei. Però sono arrivato ad incontrare veramente 260 Pokémon, giuro ragazzi, 260 li ho incontrati, cioè li ho contati, e non ne ho trovato ancora uno di Entei. Quindi ho detto, piuttosto che non far uscire qualcosa, diciamo, faccio un altro video. Per cui se nell'arco di questa settimana riesco a catturare Entei, vi faccio uscire il video di Entei. Quindi questo video uscirà a gennaio del 2017, altrimenti uscirà prima questo video. Quindi probabilmente nel video di Entei vedrete delle cose che, cioè, in una parte saranno fatte prima di questo video, in un'altra parte saranno fatte dopo, e potrebbe capitare qualcosa del genere. Però non ci perdiamo d'animo e noi andiamo avanti. Ok, vi voglio dire una cosa: se il video esce il 17 di dicembre, vi ricordo che la settimana prossima non avremo la solita programmazione, perché il 23, 24 e 25 conto di farvi uscire dei video natalizi, un regalo per voi. Altrimenti, se è uscito il video di Entei, beh, li avete già visti, sapete già tutto. Quindi, detto questo, andiamo avanti. Io sono arrivato che devo sconfiggere tutti gli allenatori della caverna di Diglett e vorrei andare alla palestra successiva. Potrebbe essere interessante scoprire che cosa c'è lì. Maledetto Entei, ti prego esci, ti prego, lo so che sei leggendario, ma ti prego esci nell'altro video. Detto questo, io vado avanti e ragazzi, vi voglio far vedere un Pinsir, di quei Pinsir che non li avete mai visti, giuro. Allora, quello che state per vedere, ve lo dico, vi avviso, potrebbe urtare la vostra genuinità se siete dei piccoli bambini tenerucci, o potrebbe essere fortemente gasante se siete dei ragazzi di 16, 17, 18 barra in su anni, perché questo Pinsir, ragazzi, ha imparato una mossa, ora mi auguro che non mi faccia fare figure di merda, no, non me le ha fatte fare, che è bestiale, cioè ti tira una cometa in testa e ti... bellissimo sto Ponyta, cioè ragazzi guardate, what's up? Morto il Pokémon e stavo per distruggere la lampada che sta sulla mia scrivania. Cioè, ma questo Pinsir è epico! E non l'ho potenziato, giuro ragazzi. Ma penso che in questo episodio... troppe cose mi stanno succedendo. Penso che in questo episodio lo vado a potenziare perché è troppo bello. A proposito, vediamo... Ah, voi siete in fase di allenamento, molto interessante. Allora, vediamo questo Pinsir che cosa ha bisogno per essere potenziato. Tu sei un livello merda, quindi potrei potenziarti alla grande. Ah no, sei verde, quindi ti potrei far diventare... No, sei blu, che dico? Sei un Pinsir blu. Ah, ecco, quindi un attimino male fai. Però potrebbe essere utile portarti a livello blu più uno. Interessante. Vediamo che cosa posso combinare. Ok, sono riuscito a prendere la maggior parte delle carte che mi servono. Ekans, Nidorino, Pidgey e Goldin. Mi manca Ivysaur, però non sono proprio sicuro al 100% di poterla prendere, perché è una carta di tipo blu. Infatti, vedete, qua mi danno dei pezzi di carte blu e Ivysaur in questi pezzi non c'è. Vediamo se sta più avanti. Allora, qui no, mi danno solo le bolle, quindi non in questa palestra. Vediamo se qui c'è, eccolo qua, c'è Ivysaur. Quindi mi devo fare un po' di pezzi, però sicuramente un pezzo di Ivysaur ce l'ho. Quindi vediamo quanti... che carino, questa è l'evoluzione del Pokémon, carino e coccoloso. Ivysaur, no, tu sei un Venusaur. Ivysaur è blu. Vediamo un po'. Non ne ho neanche uno? Oh my god! No, non mi dire che... Eccoli qua. Ivysaur Compound. Quanti me ne servono? 10. Quindi ho bisogno di altri 6 Venusaur e Ivysaur. Ok, stiamo per far diventare il nostro primo Pokémon blu
più uno, cioè non ho neanche il mio principale, il mio starter, che sarebbe Charmeleon, non ho neanche quello di livello più uno. Allora, per far diventare un Pokémon di grado più uno, quindi blu più uno, che ragazzi avete notato non è proprio semplicissimo, devo andare qui a sommare tutti sti pezzi qua, pago 10.000 e tu mi dai una carta di Ivysaur, un artbook di Ivysaur. Benissimo, a questo punto vedete c'è il pallino azzurro e pa-pa-pa-pam! Wow! Ora, per farlo diventare di livello più 2, non lo faccio in questo video, avremo bisogno di 3 carte blu e 3 carte verdi. Le carte blu, ragazzi, non è proprio semplicissimo averle. Sarebbe meglio potenziare prima gli altri Pokémon a grado blu più 1. Comunque questo Vinci ora spacca, cioè spacca ogni cosa. Lo vedremo, continueremo a vederlo in azione. Mamma mia, vai! Vai, massacra tutti, massacrali. Signor Pinsir, gli spari una cosa in faccia a questo piccolo Nido. Ops, mi dispiace, signor Nidoran, lì è morto spiaccicato sotto una cometa che le è caduta completamente in testa. Signor Pinsir, c'è un tupo che mi fa un po' schifo e ribrezzo, me lo può schiattare, per favore? Signor Pinsir, oh grazie, ecco, ora mi sento molto più sollevato dalla sua forza bruta che ha manifestato contro questo tupo. Signor Pinsir, c'è un insetto, per favore, lo può spiaccicare sotto una cometa giga? Vedete, Pinsir risponde ai miei comandi perfettamente. Chi vuole sfidare il mio Pinsir magari in un prossimo video? Scrivetemelo nei commenti, hashtag ti sfido, e aggiungetemi ovviamente su qui, su HeyMonster, altrimenti sarà impossibile. Per organizzarci per la sfida vi consiglio di venire sul gruppo di Telegram, in modo che magari possiamo organizzarci e fare una bella sfida contro il mio Pinsir. Vediamo chi lo riesce a battere. Io intanto massacro quest'altro allenatorino e ci vediamo nella palestra. E attenzione, un Dugtrio di livello 18, grado verde più 1, non è per niente male, per niente proprio. Quindi cercherò di catturarlo, ragazzi, speriamo di riuscire. Come it missed? Ma come it missed? Ti sparo qualche altra cosa, ti sparo questo qui, ti sparo un Pikachu. Vediamo se riesco a stunnarti e a farti qualcosa, porca miseria. Mi sta venendo l'ideuzza di sparargli uno slam in faccia con il Pikachu. Non so cosa significa esattamente slam, però dovrebbe essere una cosa abbastanza... una bella batosta in faccia. Sì, spara gli altri spam. Ma scusa, io non ti avevo paralizzato, come hai fatto a curarti? Brutto Diglett di Dugtrio di merda, ti avevo paralizzato io. Ma guarda che mi tira le palle sferiche in faccia. Ma che cos'è sto Pokémon? Ok, il Pikachu mi è quasi morto e ho appena scoperto che Dugtrio non può subire attacchi di tipo... cioè non può essere paralizzato. E allora ricorreremo al nostro Vileplume con una mossa di tipo dormiente. Ma che carino questo Pokémon. Ma è proprio un piccolo fiorellino. Dai Vileplume, addormentaci sto coso che non... cioè, Sweetshent. Ma Sweetshent non fa addormentare? Non è una cosa che addormenta... Sì! No! Me l'ha avvelenato? Ah no, Dodge! Ma no! Devi avvelenarmelo! Ma porca di quella miseria! E che caspita! Non è possibile che sto Pokémon non è avvelenabile! Oh! Paralizzato! E ora entrerai nella mia bellissima Pokéball! E voilà! Abbiamo catturato il nostro mitico Dugtrio! Vorrei capire qual è la mossa che utilizzava prima, che è il tripla palla che girava. Madonna, mi prende il naso oggi. Penso che sia questo Tri-Attack. A simultaneous 3 beam attack that may paralyze Burn or Freeze the Foe. Fighissimo! Fighissima sta mossa, mi piace questo Pokémon. Catturalo, catturalo. Grande Vileplume! Hai catturato un Dugtrio, ma tu sei un genio! Signori e signori, questo Pokémon è meraviglioso, mi piace troppo. Slugma, un Pokémon fuoco, bellissimo, bellissimo. Proverò a catturarlo se non lo massacro subito con il mio bello Som. Ecco, mi ha tirato appena un Ember. Ti prego, non lo massacrare. Ok, mi piace. Non gli fai tanto male. Gli hai fatto un 23, 20, 24 di danni. Perfetto, continua così, 26 di danni, va bene. In teoria gli possiamo tirare un altro paio di bottarelle. Dovremmo riuscire a prenderlo. Ok. Ora c'è la grande... e ora che cazzo gli racconto? Perché se gli tiro un'altra botta, questo mi crepa. Ah, dannazione, vabbè, un grado C, potrei riuscire a catturarlo anche così. E ma che culo, signori, ma che culo, la prima Pokéball che gli ho tirato l'ho catturato. Ma che culo, non aveva neanche la vita in rosso. Oh my god, ok, abbiamo appena finito la quest, quindi possiamo andare avanti. GG, andiamo nella palestra, va?
Ok ragazzi, siamo nella palestra, nella città della palestra di Brock. In pratica questo posto si chiama Pewter City. Qui abbiamo la palestra di Brock con i Pokémon di grado roccia, o i Pokémon Brocchi, come li vorremmo chiamare. Tanto il nostro Pinsir gli farà un culo così a tutti quanti. Io vorrei, prima di chiudere l'episodio con voi... Ah, c'è qualcuno che mi ha... Luca... ciao Luca, Spreandre, Devius, benvenuti in questo video anche a voi. Ok, siete miei amici ufficialmente in questo momento, e visto che stiamo, vi do energia... Come voi la date a me, io la do a voi. Quindi vado a selezionare qualcuno. Anzi, ragazzi, cercate di darmi energia. Oh, grazie, siete spacciati che mi hai dato energia. Allora, Anatoly, Geco, mi pare che lo conosco. Siete spacciati. Spreandre, Lucai, Devius, ma che non so chi sia. Kevin me lo ricordo. Questo non mi sembra un amico mio, veramente. E chi è quest'altra gente? Ok, agli altri gli do energia, cazzo di cane, come faccio di solito. Ok, finito. Ho dato un po' di energia a tutti voi. Vorrei vedere che... Ah, ok, mi fai potenziare sti Pokémon, non me ne frega niente. Vorrei a livello 24, non l'ho ancora sbloccato, perché a livello 24 sblocchiamo il breeding. Però penso che lo vedremo nel prossimo episodio. Piuttosto posso andare a cercare dei Pokémon nuovi. O meglio, posso dare un po' di Pokémon di grado D, che non me ne faccio un cazzo, e anche un po' di Pokémon di grado B. Allora, di Pokémon grado B che cosa posso dare? C'ho un Parasect, che non mi serve, una merda di queste, un Noctowl e due Noctowl, questo è di livello alto, quindi no, questi sono di livello uguale. Ok, vediamo che Pokémon di grado B mi uscirà fuori, vediamo un po'. Ma va a cagare, ma che merda, ma già ce l'ho, ma che me ne faccio io, ma che cosa me ne faccio io di sta merda qui, ma ce l'ho, ma scusami E non mi dire che iniziamo a fare i doppioni qua, che mi girano le bolle. Guarda, ma ce l'ho di livello 20, ma che me ne faccio di sta schifezza qui? Ma io non lo so, guarda a te, guarda. Va bene, ho un altro doppione. A questo punto vediamo di dare un po' di Pokémon di grado C. Di grado C, che cosa posso dare? Questo. I PG8. I PG8, io ce ne avevo... Quanti ce n'ho di PG8? Aspettate ragazzi, c'ho i big problemi. No, un attimo. Effettivamente di PG8 ne ho due. Però uno è in allenamento, infatti è di livello 22. Per cui mi sbarazzo di questo PG8 e questi tre, che onestamente, cioè, mi fanno veramente schifo. Cioè, Exchange, dammi una cosa meglio, per favore. Non mi dare un doppio. Non mi ricordo se ce l'ho. Comunque ti prendo, visto che mi sei costato 4 Pokémon. Però no, effettivamente non ce l'ho. Vi vorrei far vedere qualcosa di nuovo che ho catturato. Allora, sort by rarity, ok. Allora, questo non ve l'ho fatto vedere, Hypno. O forse sì, nello scorso episodio. Hitmonchan no, no, Hitmonchan questo sicuramente no. Poi c'ho un Minun, ciao carino di un Minun. Ho avuto un Numel. L'ho preso da una torretta lì, una capsula, ecco. Ductrio l'abbiamo catturato insieme. Slugma l'abbiamo catturato insieme. Questa merdina l'ho avuta ora. Ah, ecco, posso scambiare anche un po' di Pokémon di grado D. No. Challenge. Allora, vediamo un po' che cosa ti posso dare. Tu, perché ho la tua evoluzione anche a te, perché ho la tua evoluzione. Un Meo, Bellsprout, anche perché ho la tua evoluzione. Questi qui non ho doppioni. Vabbè, uno per tipo me lo tengo, dai. Vediamo che cosa mi esce fuori. Attenzione, signore e signori. Roulette. Caterpie di merda. Oh, mio Dio, che schifo. Un Caterpie. No, che schifo. A parte che ho già le vostre evoluzioni, ma mi fate proprio schifo. Mi fate venire proprio il ribrezzo. Ma no, che schifo. Però potrei dare questi tre. È un. Che cosa potrei dare? No, questi non li posso dare. Questi neanche. Non posso dare ancora niente. Allora, ragazzi, per il momento ci fermiamo qui. Qua c'è gente che mi sta mandando cosa? Perché vedo i bollini rossi. Claims left. Ok, tieni. Ti ho dato l'energia. Ah no, devo claimare l'energia di qualcuno. Ragazzi, quindi inviatemi energia.
Ci vediamo nel prossimo video. Vi ringrazio per avermi visto fin qui. Scusate se c'è stata l'inversione dei video. Se invece questo video è uscito dopo il video di Entei, tutto a posto. Nel prossimo video andremo a sfidare la palestra. Io ho 1,5 milioni di monete, mamma mia. E se vi è piaciuto questo video, soprattutto se vi piace il mio super pinsir, anzi ve lo faccio vedere, perché potrebbe generare un po' di paura in alcuni casi, però ragazzi, giuro veramente, alle persone a cui tengo non farà del male, visto che a voi tengo non vi farà del male, state tranquilli. Ci vediamo nel prossimo video, lascia un like, commenta e condividi questo video se ti è piaciuto, ma soprattutto se sei arrivato fin qui scrivi nei commenti hashtag pinsir epico. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.